E come di consueto il giorno pre-giostra insomma si caratterizza per le cene propiziatorie. Noi faremo un po' un giro in tutti e quattro i quartieri per sentire soprattutto insomma l'umore in questo caso dei quattro rettori. Io sono arrivato qui casualmente 9 anni fa, ormai sono 9 anni che sono rettore, ma non facevo parte di questo mondo, non solo di Santo Spirito ma del mondo della giostra, e devo dire che ho trovato una grande famiglia, un grande quartiere, e la cosa mi ha reso il compito un pochino più semplice, quello che i progetti che si vogliono mettere in campo sono stati condivisi da tutto il gruppo, li abbiamo portati avanti e stanno arrivando i risultati. Sicuro il propiziatore per eccellenza è quello di mangiare e far festa tutti insieme. Poi dopo in privato ognuno ha le sue e credo che siano tutte segrete e è anche da rispettare forse questa segretezza. Puntiamo sui giovani, anche la coppia che scenderà titolare domani in campo comunque è giovane, quindi ha altri ben 15 anni di carriera davanti. Al nostro campo prova con il nostro allenatore Marco Chierici, li sta forzando, lavorando in continuazione su tutti gli aspetti, da quelli del cavallo a quelli prettamente tecnici, quindi se il lavoro paga lo stiamo vedendo ora, quindi bene così. Un bel entusiasmo, c'è tanta voglia di riscatto. Assolutamente, anche perché sono ormai quasi 10 anni che non vinciamo, per cui ce la dobbiamo mettere tutta domani e cercare di portare a casa questa lancia d'oro che ormai manca da troppo. Questo è il bello di questa nostra bellissima tradizione e manifestazione, l'entusiasmo dei quartieri. Qualche volta si è ceduto, stasera è tutto tranquillo, i ragazzi certamente non sono astemi, qualche brindisi l'hanno fatto, ma è nella ordinarietà delle cose, sono gli eccessi che vanno fermati, ma qui stasera non ne ho visti. Penso che sia la stessa cosa negli altri quartieri, perché siamo in contatto WhatsApp con gli altri assessori, che devo dire sono tutti allegrissimi, quindi vuol dire che si sono trovati bene.